Oh, sono proprio chic. Toc toc toc. Oh, sarà Sofia. Entra pure, amore. Grazie tesoro. Oh, caspita, questa stanza è venuta proprio come l'avevamo progettata. Sì, mi sono impegnata molto per farti contenta. Avevi ragione, così è molto più nello stile della città alta. Non so cosa mi sia preso prima a decorarla come Una poveraccia, infatti. Comunque anche il resto della casa è cambiato. Come hai fatto a convincere i tuoi? Con il trucchetto che mi hai insegnato. Gli hai offerto soldi, vero? Certo. Ottimo, è un trucchetto niente male. Comunque bene, bene, bene. Molto carina la casa, molto chic. Come sono bella. Il microfono, ok. Bella, bella. Ok, tu se vuoi puoi rimanere e fare come se fosse a casa tua per ora, se vuoi scusarmi, io devo fare i compiti. Cosa hai detto, scusa? I compiti? Intendi i compiti della scuola della città bassa? Sì. Ecco, Appunto, mi sembrava di aver dimenticato qualcosa. Manca ancora una cosa per diventare una perfetta signorina della città alta. sì, qual è? Ti devi iscrivere alla scuola della città alta, dove vado io. Ah, mi era proprio passato di mente, ma sai, c'è tanta roba da fare. Eri proprio scesa tanto in fondo, eri sotto lo zero. Tranquilla, iscrivendoti a quella scuola andrai sopra il 1000, come me. Faccio una telefonata veloce al mio servo e gli chiedo di portarmi il computer, così ti iscrivo, eh? Un attimo. Addirittura cambiare scuola. Io non l'ho mai frequentata quella, non conosco nessuno. Io sono sempre ero sempre nella città bassa, ero qui praticamente mai, solo quando, alla sera e al mattino. Ma vabbè, dai, penso che ai miei amici non importi, tanto insomma, che cambia, rimarremo comunque amici. Ok, eccomi con il computer. Ma come ho fatto già portartelo? Con spedizione via elicottero? Hai un elicottero? Sì, dovresti chiedere ai tuoi di comprarlo. Comunque, dai, sediamoci alla scrivania che ti scrivo. Ok. Il giorno dopo, a scuola. Della città bassa? Scusate, devo dire 2 giorni dopo. Buongiorno ragazzi, buongiorno Argentina, buongiorno Danny. Ma non c'è di nuovo Betty oggi? No. È strano, di solito lei ci avvisava quando non veniva a scuola, la sera prima. Già, così lo dicevamo i professori. 2 giorni che non viene. E poi, ora che ci penso, è da tanto che non la sento. Io ogni tanto gli scrivo dei messaggi, ma non mi risponde. All'inizio mi rispondeva con sì, va bene. Poi ha iniziato a rispondere poco, poi a visualizzare senza rispondere, adesso non li legge neanche più. Non... È una vita che non entra nella mia chat. Anche nella mia, e nella mia, e nella mia. Tutto questo è molto strano. Anche ieri pomeriggio non è venuta in pasticceria con noi. E c'era una nuova torta che lei avrebbe voluto tanto provare. Qui devo indagare. Però era lei la mia assistente. Come faccio? Prendi un nuovo assistente? Va bene, mi servirebbe uno che non ho mai usato. Magari fatto. Luna, credo che con te non ho mai indagato. È vero. Comunque, allora, io ti darò gli occhiali che usa Betty. Oggi pomeriggio andiamo a casa sua e gli chiediamo cosa sta succedendo. Ok. Dring! Ah, ma ora dobbiamo andare a lezione. Già, andiamo. Nel pomeriggio? Oh, che TikTok divertenti! È bello questo TikTok per la città alta, che quelli della città bassa non potrebbero mai permetterselo. Ding dong. Bene, eccoci a casa di Betty. Giriamo l'angolo. E ma è questa la casa di Betty? Ma no, non, la sua non è fatta così. Ma siamo nella sua via e la casa al numero 13. Avranno fatto qualche restaurazione. Qualche restaurazione? Ding dong. È completamente diversa. Lo so. Salve. Salve. Anche la mamma è totalmente cambiata. Già. Siamo qui per parlare con Betty. Ma voi chi siete? Ma come chi siamo? Siamo Argentina e Luna, le amiche di sua figlia. Ah, sì. Scusate, è che da un po' che non venite. Insomma,
Ma viene sempre Sofia. Comunque entrate pure in camera sua, tanto sapete la strada. Io non so se so la strada. Su, dai, andiamo. Bam. Mamma, ecco, dov'è? Pensavo di sapermi orientare, ma la casa effettivamente è veramente cambiata. Proviamo a dirci una scala. Ok, ma aspettami. Non voglio perdermi. Eccoci, bussiamo. Toc, toc, toc. Avanti. Sì, la sua voce, entriamo. Continua. Bene, raga. Bene, più o meno. Come avete visto, come in toca, Betty è cambiata, insomma, è tutta più lussuosa. Si è fatta i capelli rossi. L'ho fatto apposta, così potevo usare Tina, perché insomma doveva cambiare. Non ho un'altra LOL adesso, quindi uso lei, anche che così la uso, se no non la uso mai. Scriveteci nei commenti secondo voi perché la sua casa è cambiata, anche sua madre perché non viene a scuola e fa tutte quelle cose strane. E ditemi se preferite la mia camera adesso o come prima. Ma di sicuro risponderanno come adesso. Già, infatti. Chi dice come prima è di sicuro della città bassa. Già, sicuramente. Vabbè, iscrivetevi, lasciate like e tutto il resto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao! Un inchino. Non un bacione. Noi diciamo un bacione. E noi un inchino. Ok, un bacione e un inchino.